Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi cuciniamo per Capodanno. Una cosa conturbante, turbante? Un primo piatto veramente buono. Dei turbanti di funghi al tartufo in besciamella. Questa idea mi è venuta un giorno che avevamo comprato delle pappardelle ripiene, che poi non sono più riuscita a trovare e che ho fatto in questa maniera. Tu sei sempre molto creativa, anche a tavola. Sto ridendo perché abbiamo fatto questa cosa 3 volte, perché lui parla tutto così e non mi Eh sì, piace. tu sei sempre tanto creativa, anche qui. Quindi andiamo a vedere cosa hai fatto. Bene, prepariamo oggi i nostri sformatini di pasta all'uovo con funghi e besciamella. Sono Oppure il turbante con il turbante turbante con turbante di di funghi. funghi. Cominciamo subito. Come formine userò dei pirottini in alluminio, dell'olio extravergine di oliva per ungerli, del parmigiano reggiano, 150 grammi, una confezione di salsa al tartufo. Io sto usando quella di Giovanni Rana. 1 litro di besciamella. Questi che vedete non sono grumi, siccome aveva fatto la crosticina, ho rimescolato insieme, quindi si sono i pezzettini di besciamella stessa, ma non importa perché in cottura si scioglieranno. Quindi 1 litro di besciamella e la ricetta la trovate cliccando qui. Un 600 grammi di funghi trifolati, la ricetta la trovate qui. E poi delle lasagne all'uovo. Io ho comprato le lasagne all'uovo della marca Scoiattolo, che trovo molto buone. Sono quelle che non andrebbero cotte, ma andrebbero direttamente impilate e condite. Però, siccome io le devo trasformare, Certo. gli ho dato una sbollentata in acqua, olio e sale, ma proprio 3 minuti, e le ho tirate fuori e le ho messe ad asciugare su di un canovaccio pulito, ovviamente. E adesso andiamo a fare insieme il nostro piatto. Come prima cosa ungiamo i pirottini con dell'olio, semplicemente con dell'olio. Così. E passate l'olio da pirottino a pirottino per non sprecare neanche una goccia. Questa operazione potete farla anche con il burro. Prendiamo la nostra salsa al tartufo e mettiamola dentro ai funghi, mischiamola con i funghi, tutta quanta la confezione, e misceliamo bene funghi e salsa al tartufo. Mettete il composto di salsa al tartufo e funghi all'interno di un bicchiere alto e con un frullatore a immersione frantumate in piccoli pezzi i funghetti. Allora, prendete un pirottino e metteteci un cucchiaio scarso di besciamella sul fondo e sporcate anche tutte, per quello che potrete, perché l'olio non ve lo permetterà molto, le pareti del pirottino. Così. Ok. E mettiamolo da parte. Prendiamo una lasagna e dividiamola in due. Ho messo il composto nella mia sac à poche per comodità. Lo ripiego su se stesso, così e così, e lo arrotolo su se stesso. Se esce un po' di ripieno, non fa assolutamente nulla, anzi va a condire anche la parte bassa della lasagna. E poi prendo l'altra striscia e continuo a rollare così. Prendo il mio pirottino di prima, inserisco dentro la rosellina che si è venuta a creare e l'allargo un po'. La spingo molto verso il basso e ricopro tutto con altra besciamella. Ricoperto il tutto di besciamella, mettete un cucchiaino di parmigiano reggiano e ponete in forno già caldo a 180 gradi, ventilato, con il grill superiore acceso, quindi ventilato e grill combinato, però la parte solamente superiore del grill, nella parte bassa del forno per 20 minuti. Dopodiché lasciate riposare 10 minuti, quindi sformateli e servite. Con queste dosi vengono circa 12 pirottini. Quindi adesso inforniamo e poi vediamo a piatto sfornato. Ed ecco i nostri turbanti appena sfornati. Sì, Si sente, si spande l'odore di fungo porcino e di tartufo nell'aereo. E adesso ve li impiatto e ve li lascio alle foto. no, noi Saluta! ce ne andiamo a papare. Ciao, a Ciao. dopo!
Avete visto che bello il conturbante turbante? Allora, sono dei turbantini buoni buoni buoni, belli belli belli, delle monoporzioni anche comode da mettere in buffet per offrire magari per una cena in piedi a Capodanno. Sono buonissimi e potrete cambiare anche le farciture per farle, che ne so, agli asparagi, ai carciofi, decidete un po' voi. Quindi buonissimi, facili e pratici. E si possono preparare il giorno prima, che volete di più? E allora, noi vi auguriamo uno splendido anno pieno di amore, di gusto, di luce, di affetto, di amicizia, di salute e di benessere, di tutto quello che il vostro cuore desideri. Non dimenticateci. No, rimanete sempre su Due Cuori e una Cappa e mi raccomando, da oggi e da sempre e per il 2015 soprattutto vi aspettiamo anche sulla nostra nuova pagina Facebook. C'è la pagina Facebook? E non lo dire ogni volta però. Wow! Allora, sì, c'è la pagina Facebook, la trovate qua sotto nel link dove c'è scritto mostra altro, cliccate e troverete il link di accesso diretto. Iscrivetevi perché lì ci saranno un sacco di approfondimenti culinari. Bene! Noi ci rivediamo presto! Sulle vostre tavole, auguri, buon anno! Ciao! Ciao.